Montepaone 0, Gioiosa Ionica 1. Mister Logozzo, avete espugnato il Frabotto Mannis, avete dato una prova di carattere e di solidità tattica, perché c'era un pressing offensivo che si dimostrava che il mister aveva studiato bene la partita. Sì, sì, abbiamo provato a lungo questa settimana a giocare proprio quel modulo che giocava il Montepaone, l'avevamo visto, l'avevamo studiato. Loro naturalmente sono un'ottima squadra che piace giocare a calcio, questo lo sapevamo già, abbiamo cercato di aggredirli per togliergli tutte le vie del gioco. Inoltre abbiamo fatto anche una grande partita, perché anche noi abbiamo giocato molto bene, abbiamo rischiato di fare più volte il 2-0 e già nel primo tempo meritavamo forse già di passare in vantaggio, però alla fine il risultato ci premia e va bene. E noi, che sfruttando la sua voce possente avevamo ridiato nel prepartita, avevamo sentito e lei diceva: dovete prenderli alti. Quindi in pratica i giocatori hanno fatto quello che lei ha consigliato. Sì, sì, ma dico, avevamo già studiato la partita già in settimana, come facciamo sempre. Sapevamo che dovevamo prenderli alti se volevamo fargli male e soprattutto metterli in difficoltà, perché se li facevamo giocare era finita. Sappiamo che hanno in squadra ottimi giocatori, soprattutto dal punto di vista tecnico, quindi prendendoli alti li potevamo mettere in difficoltà. Questa. Quali gli obiettivi del Gioiosa? No, quello di fare una stagione tranquilla. Il primo obiettivo sicuramente è quello della salvezza, poi vediamo come siamo combinati già a dicembre, se speriamo possano anche variare gli obiettivi, ma l'obiettivo primario è quello della salvezza, tranquillo. Ed eccoci ora con mister Pisano. Mister, un Gioiosa forte, però un Montepaone che alla fine poteva anche segnare con Marco Voci e che comunque ha tenuto il campo a testa alta. Sì, noi dobbiamo guardare il lato positivo di questo momento, perché non è un momento facile, ma stiamo lottando alla pari con squadre che sono blasonate e che devono stare nelle prime 3-4 posizioni della classifica. È successo domenica sabato a Brancaleone, dove abbiamo giocato alla pari con una squadra che è seconda in classifica, e è successo oggi con il Gioiosa, che è un'ottima squadra e che alla fine, devo dire, che non ha rubato niente, perché abbiamo lottato su tutti i palloni ma non siamo riusciti a portare a casa quello che magari nel finale avremmo potuto anche raggiungere, visto l'occasione che ricordavi tu. Il pressing alto in fase di impostazione di azione vi ha messo in difficoltà, perché l'avevano studiata proprio come mossa tattica? No, ma più che pressing alto ho visto molte palle lunghe e quindi comunque noi tendevamo ad allungarci e quindi non siamo riusciti a trovare gli spazi giusti in mezzo al campo per poterla giocare come solitamente facciamo. E questi continui rilanci ci portavano poi a dover coprire troppi metri tra i reparti, quindi comunque secondo me la problematica è stata là. Una nota lieta, un 2000 se non vado errato Sinopoli, che giocava con la personalità di Doria e di altri 2000 che non si vede che siano così piccoli in campo. Assolutamente, credo sia stato il migliore in campo e sono contentissimo, perché del vivaio del Montepaone ovviamente, come Jenko, come Riucci e come tanti altri che dovranno completare questa trafila. Noi avevamo un 2003 in panchina, è già la seconda presenza che fa. Portiamo avanti questo progetto in questo modo per riuscire a crescere tutti questi ragazzi che riescono poi ad imporsi, come oggi ha fatto Luigi Sinopoli, che è stato veramente per voi sicuramente una sorpresa, per me che lo alleno da anni no, perché per me è un giocatore che può giocare sempre a questi livelli, perché ha delle qualità notevoli, fisiche, atletiche, anche tecniche e soprattutto mentali, che è una cosa fondamentale per i ragazzi di oggi. We'll be right back.